C'è stata un'interrogazione, chiaramente si individua delle discrepanze dal punto di vista tecnico e chiaramente l'ufficio preposto e gli organismi preposti al lavoro pubblico risponderanno compiutamente sotto l'aspetto tecnico alle richieste fatte dalla minoranza. Voglio solo ricordare che tutte le opere pubbliche, ma tutte le attività che vengono svolte in seno ad un consesso al Comune di Sala Consilina, come in tutta la pubblica amministrazione, vengono svolte in virtù di procedimenti amministrativi attraverso i quali c'è un inizio ed una conclusione. Questa opera, che è partita nel 2019, all'inizio del 2019 dovrà essere completata ed è stata al 99,9% completata. E chiaramente adesso il compito dell'amministrazione, non solo, ma attraverso i tecnici, agli stessi tecnici indicati che hanno vinto l'appalto per la progettazione, non solo, ma che hanno vinto l'appalto per la direzione dei lavori, la sicurezza e per il collaudo, adesso sono loro che man mano stanno controllando se queste opere sono state eseguite a regola d'arte. Io non vedo queste discrasie e la necessità di fare delle interrogazioni che allo Stato mi sembrano un poco strumentali e sanno di tutt'altro, anziché di verificare amministrativamente se ciò che viene eseguito dall'amministrazione comunale viene eseguito in modo conforme alla legge e ai dettami amministrativi. Quindi mi meraviglia che ogni volta queste richieste e questi chiarimenti che vengono chiesti alla nostra amministrazione vengono fatti, credo, in modo strumentale, perché il compito di un consigliere comunale, sia esso di maggioranza o di minoranza, certamente è quello di poter verificare di persona, anzi è la competenza che l'ho detta e necessita in virtù del mandato conferito dai cittadini di Sala Consilina. Quindi potrebbero venire a verificare di persona tutta la documentazione e tutto ciò che è necessario per capire questi problemi, se ci sono stati problemi e se questi problemi sono stati risolti conformemente alla legge. Quindi, ripeto, in modo scritto sarà più dettagliatamente fornito alla minoranza, precisamente al gruppo Salesi, rispetto a questa interrogazione che è stata depositata. Ripeto, credo che questa amministrazione dovrebbe avere un plauso rispetto all'esecuzione delle opere, perché significa che noi verifichiamo fino in fondo se le opere sono state effettuate, messe in esecuzione a regola d'arte. E fino a che non arriva il collaudo, come è successo per la rotonda a Sant'Antonio, per 3 volte è stata realizzata, fino a che non è stata eseguita a regola d'arte.